Io so cosa significano i muri, non personalmente, non direttamente, ma attraverso le parole di Vittorio. So che costituiscono barriere fisiche, ma non soltanto, che dividono proprio le persone, anche quelle che magari vogliono incontrarsi, e quindi tutti i muri vanno abbattuti. Domani partiremo in 150 da tutta Italia e per ritrovarci a Trieste e a quel punto partire insieme alla volta di Budapest. Andiamo a Budapest per fare questo viaggio insieme, che è soprattutto un viaggio di incontro, e questo viaggio si inserisce all'interno del progetto Meridiano d'Europa, nato 2 anni fa per coinvolgere i ragazzi, soprattutto gli studenti delle scuole superiori, in percorsi di riflessione sull'Europa e in particolare sull'Europa che è nata anni fa attraverso la CECA e il crollo poi del muro di Berlino, ma anche per andare a indagare quelle che sono le difficoltà e le sfide che l'Europa di oggi deve affrontare. Secondo me in Bulgaria hanno chiuso le strade, in frontiera tutto, anche in Ungheria lo stesso. Da quando io sono passato da Bulgaria, questa strada è un po' nuova, perché non tante persone sono passate da Bulgaria, ma questi 2 anni e tantissime persone passate da questa frontiera di Bulgaria, per quello hanno bloccato questo, perché le tante persone vengono qua e senza documenti, e alcune persone che fanno cattive cose, per quello loro paurano tutte le persone, per quello un po' loro confondo. Quindi la cosa peggiore che potrebbe fare l'Europa è proprio dividersi l'uno con l'altro, perché il senso stesso dell'Europa significa proprio essere quasi un'unica grande nazione, un unico popolo, così invece si creano queste difficoltà e non è bello, anche perché chi vuole entrare, chi vuole accedere, cioè non sono turisti, ma sono persone che hanno problemi, e quindi se si perde il senso dell'accoglienza e della solidarietà, penso che perdiamo forse i più grandi valori che potrebbe avere l'uomo e l'umanità.